Vediamo adesso di settare un'opzione molto interessante in D1C Drive. Si tratta dei prezzi delle controparti, i prezzi del fornitore. L'opzione che deve essere selezionata è questa nell'impostazione. E questo permette a noi di fare la contabilizzazione attraverso una serie di parametri e soprattutto che siano legati al fornitore. In questo modo poi voi avrete la possibilità di aprire degli ordini di acquisto direttamente con già un listino prezzi. Allora, come fare a settare? Andiamo per esempio, in questo caso, questo demo, andiamo a per esempio andare a vedere uno dei prodotti. Ok, questo per esempio è un prodotto, un caffè. Supponete che noi abbiamo un fornitore di riferimento da cui compriamo e che noi usiamo per fondamentalmente come parametro anche per fissare i nostri prezzi, cosa che vedremo più avanti. Allora, andiamo a vedere un attimo. Qui una cosa importante che per esempio andiamo a vedere se è settato è che noi abbiamo settato, vi ricordate da altri video, per esempio anche un'unità di misura cartone che per esempio in questo caso è di 6 pezzi. Andiamo a vedere. Questa qua è la parte dei prezzi delle controparte. Qui è già stata impostata, ma andiamo a vedere un attimo se noi andassimo a cancellarli, ok? Andiamo a ricrearli integralmente. Allora, il prezzo della controparte è legato appunto a una controparte, ok? Ed è legato a una tipologia di listino delle controparti. Vuol dire che ogni controparte, ogni fornitore potrebbe in teoria avere anche più listini. Dov'è che controlliamo il listino? Lo vedremo dopo nel contratto. Andiamo così, anzi, andiamo a fare una ipotetica. Un'ipotetica approssimazione. Andiamo a crearci in questo caso un nuovo listino che è il listino natalizio. Ok? Ci andiamo a creare, non l'abbiamo ancora, lo andiamo a creare. C'è tutte queste cose qua, una serie di cose, prezzi inclusa, così via, potremmo andare a vedere e abbiamo questo prezzo. Ok? Allora, a questo punto noi andiamo a creare le posizioni del listino natalizio. Supponiamo dei cartoni di queste robe, vuol dire che a questo punto noi andiamo a vedere, andiamo a prendere un prezzo di, per esempio, di 42 euro, ok? E andiamo a inserire. Adesso una cosa veloce che faccio è, così andiamo a vedere un attimo il gioco, di andare a vedere anche l'altro prezzo per cui, per esempio, abbiamo questi due prezzi. Andiamo a vedere cosa succede. Chiedo scusa, vado a cambiare il prezzo sempre a cartone. Okay? E andiamo a vedere, come vedete, abbiamo queste due posizioni. Andiamo a vedere quello che ci permette il listino prezzo. Ricordiamoci l'aroma miscela e andiamo a crearci un ordine di acquisto. Nell'ordine di acquisto, o direttamente inseriamo la fattura, andiamo a inserire la fattura e vediamo. Allora, noi abbiamo questo contratto, che è un contratto in cui andiamo a vedere, abbiamo il listino prezzi. Supponiamo adesso di crearci un altro contratto, ok? Io lo posso creare in vari modi, posso anche andare a inserirlo, ma andiamo a crearlo nel modo che normalmente è più corretto. Noi abbiamo qua, come vedete, una serie di contratti. Andiamo, supponiamo, a creare, lo posso anche creare, come vedete, come coppia, un nuovo contratto che, per esempio, lo chiamo un numero 56, così via, che è il nuovo contratto che noi abbiamo firmato per il periodo natalizio, novembre, supponiamo, mettiamo una data. Questo contratto, anziché vedere, andiamo a usare un altro listino, il listino natalizio. Possiamo sempre mettere una serie di listini, pagamenti, sapete, tutte queste cose qui. Ok, e abbiamo tutta una serie di verifiche. Andiamo a vedere adesso la potenzialità del listino. Quando noi, per esempio, abbiamo, se vado a cambiare il listino, scusate un attimo, ok, vado a rimettere, vado a cambiare il mio listino di riferimento andando a vedere il 56, che vi ricordate che avevo, vedete il listino natalizio, inserendo il
prodotto Soave Miscela, in cui sinceramente non mi ricordo se era giusto quello che avevamo fatto, non è questo, scusate, l'articolo che avevamo fatto è l'aroma miscela, ok? Andiamo a prendere aroma, dove noi avevamo fissato il listino, andiamo subito a vedere che se noi andiamo a prendere i prezzi a cartone, mi va a mettere questo, ok? Abbiamo un discorso di prezzo, così via. Possiamo sempre fare e andiamo a salvare. Andiamo a fare la cosa curiosa di creare un'altra fattura, ok? In cui però andiamo a fare riferimento a quello predefinito. Qui abbiamo sempre un contratto normalmente. Quando voi andate a qualunque fornitore, avete la possibilità, vi faccio notare, di fissare un contratto predefinito ed è quello che vi troverete tutte le volte quando aprite un nuovo. Andiamo a creare, ok? Andiamo a creare ancora l'aroma e andiamo a vedere che andando a selezionare l'articolo coso, abbiamo quel prezzo, qui 43,98 ci siamo persi qualcosa negli arrotondamenti, però cose così. E andiamo a preparare questa cosa qua, ok? Avremo i due così. Qui infatti andiamo a vedere i due valori, curiosamente, adesso stavo guardando, perché in un caso abbiamo un importo IVA aggiunto e in un altro caso non. Sono i parametri che noi abbiamo messo. Ok, penso che sia.